Eccoci qua, sono Piero Insegno e sto leggendo Il libro della giungla di Kipling per Emons Audiolibri. Siamo a caccia, disse Baloo con indifferenza. Sapeva che non bisognava mettere fretta a caccia, era troppo grosso. Permettetemi di venire con voi, disse Ka. Un colpo più o meno non è niente per voi, Bagheera e Baloo, mentre io devo aspettare per giorni e giorni in un sentiero e passare metà nottata ad arrampicarmi con la sola prospettiva di acchiappare uno scimmiottino. Bah! Gli alberi non sono più quelli di una volta. Sono tutti rami marci e ramoscelli secchi. Siamo in sala di registrazione per la seconda volta con Pino Insegno, doppiatore fantastico, regista, attore, conduttore TV, showman, insomma tutto. Ne facessi una fatta bene. Una. No, fantastico, insomma, tutto. Tutto. Allora, Pino Insegno, insegnaci, come si fa a fare un audiolibro, a dar voce a un audiolibro? Guarda, io pensavo di aver fatto tutto. Invece quando ho cominciato questa bellissima avventura con voi mi sono accorto che ancora non avevo fatto tutto, perché l'audiolibro è ancora più complesso, perché per male quando doppio un film c'è comunque un corpo da seguire, una voce da, certo, comunque da imitare in qualche modo, delle espressioni che già denotano qualcosa. Qui sei tu che devi con fantasia e con grande professionalità cercare di raccontare qualcosa e farla vivere a chi la ascolta senza l'ausilio di un corpo, che certe volte è anche meglio, soprattutto se il corpo è mio, per cui è meglio che non ci sia. Ma a parte questo, è molto evocativo, come un bel libro quando lo leggi, perché quando dici hanno fatto il film da quel libro sei un po' deluso, perché tu quando leggi il libro ti costruisci il personaggio fisicamente come lo vorresti e ognuno se lo immagina ovviamente in maniera diversa, e rimani sempre un po' deluso quando vedi il racconto realizzato. E in questo caso devi essere evocativo nello stesso modo, cercare di provocare nell'ascoltatore la fantasia giusta, che gli faccia compagnia, anche magari in un bel viaggio in macchina, invece di mettere la musica, può essere molto divertente leggere ascoltando e basta, a parte che è comodo, anche per magari un lettore pigro. Però può essere un'esperienza. Allora lì devi trovare le voci del narratore e soprattutto anche caratterizzare le voci dei protagonisti del libro. In questo caso è molto difficile perché il libro della giungla, che è di Kipling, uno si aspetta il film di Walt Disney, allora bisogna cercare di staccarsi un po' da quello e non essere cartunesco. Certo. Ma raccontare il serpente Ka in un modo, Baloo in un altro, Bagheera in quell'altro, la scimmia, le Bandarloghe in un altro ancora, Mamma Lupa, Papà Lupo, tutti i personaggi che ci sono all'interno del libro della giungla, che poi ci sono altre storie, a parte quella di Mowgli, ci sono altre storie di altri animali meravigliose. E quella è la vera grande difficoltà, cercare di dare corpo a qualcosa, certo, che in quel momento non c'è, cercare di accendere la fantasia di chi ascolta. Che farà per noi? Non è della nostra tribù, essendo senza piedi. Ha certi occhi così perfidi, disse Bagheera. È molto vecchio e astuto, e soprattutto è molto affamato, disse Baloo speranzoso. Promettigli molte capre. Una volta sazio, si addormenta per un mese intero. Magari sta dormendo anche ora, eppure se fosse sveglio, chi ti dice che non preferirebbe ammazzarle da sé le sue capre? Bagheera, che non conosceva bene Ka, era naturalmente diffidente. Senti, in questo caso gli ascoltatori prediletti sono ovviamente i bambini, ma i ragazzi. Ma non credo. No, e non solo. Non solo assolutamente. Cioè, questo è come il film della Disney, no? Uh-huh. O il cartone, tu dicevi l'era glaciale. La scusa è quello di accompagnare tuo, certo, figlio a vederlo. E poi chi piange sei tu. Perché comunque in quei cartoni il grande coglie delle cose che il piccolo non coglie. Cioè l'era glaciale, per esempio, è un esempio di multietnicità, di accettazione della diversità, visto che la tigre attenti a sciabola può essere un'amica di un elefante, l'elefante di un bradipo e così via. Salvare un bambino, un essere umano ancora diverso, cioè questo il bambino lo vede come una bellissima cosa, un bel messaggio. Il grande vede che bene o male la diversità non esiste, cioè, e allora puoi trovare dei riscontri quotidiani che sappiamo perfettamente. Tante cose che non si colgono, il grande le coglie
e il piccolone con gli altri. Poi alla fine però te resta nel cuore, perché tutti siamo cresciuti con certi messaggi. Certe volte può essere anche educativo da quel punto di vista, anzi spesso è educativo. E il libro della giungla, che io non conoscevo da questo punto di vista, ma ho visto il film ovviamente, non sapevo intanto che c'erano altri capitoli, a parte Mowgli, che raccontassero la vita del pinguino piuttosto quella dell'elefante, piuttosto quella della mangusta. Sempre molto grandi metafore, come le favole di Esopo, eccetera. Cioè, certo. Se la leggi così una favoletta, ma se ci vai dentro c'è un mondo che non finisce mai.